Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Nell'ultimo numero di Altra Età, la rivista online dedicata a noi ultra cinquantenni, abbiamo continuato il percorso riguardante la ipertrofia prostatica benigna. Tutti quanti noi uomini andiamo incontro all'ingrossamento della ghiandola prostatica, la sua parte interna che si chiama adenoma. Nei numeri precedenti abbiamo esposto quali possono essere i sintomi, i segni di questo ingrossamento prostatico, abbiamo accennato anche a come può essere differenziato dal tumore della prostata. Nell'articolo di questo mese, che uscirà in questo mese, parliamo di quelli che sono gli approcci non farmacologici o nutraceutici, che abbiamo già accennato, ma della terapia chirurgica. Non nella terapia chirurgica classica. Quando io entrai in clinica urologica, mi ricordo gli interventi per l'adenoma della prostata erano cosiddetti a cielo aperto, vi era un taglio sull'addome, si apriva la vescica e manualmente si rimuoveva la prostata. Detta così, in effetti è un'immagine molto cruenta, ma in effetti lo era anche il post-operatorio. Mi ricordo queste pezze nell'addome che drenavano il sangue, una situazione veramente importante che faceva evitare il più possibile di sottoporsi a questo intervento. Si chiamava adenomectomia transvescicale. Dopodiché, inizialmente in Germania, è avanzata piano piano la tecnica della resezione endoscopica. Con il resettore, con un'ansa diatermica, vi era e vi è tuttora oggi la possibilità di resecare il tessuto prostatico e di eseguire in un secondo tempo la coagulazione. Mani esperte riescono a fare dei tagli delle cipse molto accurate, a fare una perfetta coagulazione e rimuovere circa 1 grammo di tessuto al minuto. Perché chiaramente dobbiamo considerare anche i tempi nei quali il nostro sistema viene a contatto con il liquido di irrigazione che permette di condurre la corrente, ma se riassorbito in eccesso può dare delle sindromi da riassorbimento, per cui l'operatore deve essere abile e nello stesso tempo abbastanza veloce, come un pilota della Ferrari. Negli ultimi tempi stiamo vivendo una rivoluzione, ormai siamo tutti affezionati alla la vaporizzazione laser, la laser vaporizzazione con il laser verde e il laser rosso, ma si stanno affacciando tecniche molto molto interessanti, mini invasive. Parliamo di chirurgia ambulatoriale. Senza dilungarmi nel dettaglio, perché sul web ci sono molti filmati esplicativi, però riassumiamo, sicuramente al giorno d'oggi vi è la possibilità di fare questo intervento chiamato Rezum, dove si utilizza il vapore. Il vapore crea una chiaramente sofferenza dell'adenoma che nei giorni successivi andrà incontro a una morte cellulare, quindi a una sua sclerosi e a una riduzione del suo volume. Questo fa sì che si riapre il percorso urinario che era chiuso dall'adenoma e tutto può permetterci per 4-5 anni di urinare nelle condizioni migliori senza assumere farmaci. Voi direte, beh, che perché allora fare un esame, un intervento che poi va ripetuto? Uno, non dà i problemi tipici degli interventi fino adesso enunciati, cioè la retro eiaculazione. E tutti gli interventi sacrificano uno sfintere, per cui nell'uomo sessualmente adulto vi è una retroeiaculazione. Durante l'orgasmo il liquido seminale trova più facile andare in vescica che non all'esterno. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Nello stesso tempo, ecco chiaramente la brevità dell'intervento, qui si parla di pochi minuti, permette quindi un post-operatorio velocissimo e anche la possibilità di mantenere integra l'anatomia prostatica, ma molto è dedicato proprio al mantenimento dell'eiaculazione. Un'alternativa più a lungo termine è l'acqua BIM. Si utilizza la forza del getto dell'acqua, è guidato da un computer sotto guida ecografica. L'urologo non fa che schiacciare un pedale, chiaramente richiede competenze e esperienza, ma è veramente molto molto computer assistita, robot assistita, diciamo, permette in pochissimi minuti di spazzare via l'adenoma. Il bello di questa tecnica è che non si utilizza neanche il calore, parliamo solamente di getto d'acqua. Anche qui possibilità di seguire l'intervento in pochissimi minuti, è un post-operatorio velocissimo. E difetto e pregi. Pregi, anche qui, siccome il computer ci limita l'intervento alle strutture rispettando l'anatomia, non dovremmo avere assolutamente la retroeiaculazione. Lascio sempre un condizionale, in medicina, come sempre, non è mai una scienza esattissima. E nello stesso tempo, come dicevo, il difetto di queste tecniche che ho nominato adesso, acqua BIM, Rezum o anche la laser vaporizzazione, non abbiamo tessuto per fare esame istologico. L'adenoma viene vaporizzato, viene necrotizzato, viene spazzato via dal getto d'acqua. Qui non abbiamo tessuto, per cui è chiaramente necessario, quando si intraprende una tecnica disostruttiva, un'adenomectomia, chiamiamola così come nella storia della medicina ormai, essere sicuri che non vi siano
molecole che zone tumorali all'interno della prostata, altrimenti poi non avremo tessuto per analizzare, tipizzare e assicurare un tranquillo percorso terapeutico e clinico al paziente. Oggigiorno ci sono possibilità di monitorare l'assenza di tumore, la banale visita, il vecchio caro PSA, la risonanza magnetica multiparametrica, la biopsia e fusion, per cui le tecniche si sono affinate, tutt'oggi è fattibile e possiamo proseguire con molta tranquillità. Con questo vi saluto, ci vediamo al nostro prossimo video e al prossimo articolo su Altra Età. Buona giornata a tutti!